Dai, con la seconda parte di Berserk, parava! Eravamo rimasti! Splash! La seconda parte di Berserk, l'epoca Muoro, la conquista di Dordrey, ricomincia con la conquista di Dordrey. La squadra dei falchi cerca di regge. Ma perché? Perché mentre loro reggono, Charlotte prega. Cosa? I filler di Charlotte, a caso proprio. Vabbè, dicevamo, torniamo subito alla battaglia poi, eh. A cazzo, reggono. Perché intanto, buonasera. Il battaglione de Casca conquista la fortezza! Not so fast! Io lo sapevo che sarebbe arrivato qualcuno! Per questo sono rimasto al sicuro! Te stai a cagare sotto! Come ti permetti? Beh, che devo essere coraggioso per forza? A caso sono uomo? Sessista! Sta botta c'ha ragione lui! Preparati ad assaggiare la tecnica super super segretissima tramandata da 270 anni nella mia famiglia! Ma era 140! Questa è l'altra! Ma sei sempre te che giri il bastone! Fosse stato un martellone! Sotto trama comica! Ma oggi sto un po' meglio dell'altra volta, quindi viecce! Mi state facendo soffrire stasera, capito? Me ne vado! Intanto i reggitori fanno quello che possono, anche perché appunto c'hanno il fiume dietro. Sanno di non poter scappare. Griffiths l'ha fatto per questo, perché pure a livello psicologico devi regge. Combattete o crepate! Righet l'ha capito. Gassu Righet! Grande Righet! E inizia il main event! Generale Vascon contro Gassu! Un rivale degno di lui. Soprattutto perché Gassu sta ancora così così. Sai, ha ammazzato un numero a tre cifre di persone con pezzo de ferro. L'altra volta ti affatichi abbastanza, eh? E come finirà? Poi lo vedemo perché torniamo da Casca. Ping pong incredibile di scene. Casca? Non Casca, ma Casca Adon. Yeah! Why are we still here? Just to suffer. Ma come? Non eri così forte l'altra volta. Ero indisposta. Ma che c'avevi le cose tue? Glielo dice davvero, era il fumetto. Questo è forte perché all'inizio lo presentano come uno serio quasi. Poi diventa proprio una sottotrama comica totale. Ma torniamo da Gassu. E dai però. Che sta un po' a bozzare. Griffiths si preoccupa. E intanto uno vuole ammazzarlo. Ma che cazzo? Uno che ha mandato Vascon, ma non è mai successo. Oh, qualcuno fermi! Ok, trattamento a Ned Stark da parte di Ganon. Damn, it feels good to be a gangster. Ma cosa? Ma cosa? Ma questo è un vecchio che non fa niente di tutto questo, è un vecchio grasso che ha armatura che fa ride. Ninja! Ninja nonno! Lo slash incredibile! Ma perché tagliate le cose vere, i discorsi belli, per mettere assassin senile? Assassin senile! Torniamo da Casca! Ecco che arriva la tecnica! Guarda! C'è Griffiths che dice che ti ama! Dove? Dove? Sei caduta nella tecnica più segreta, segretissima della mia famiglia, tramandata da 666 anni! Ti inventi le date, palesemente! Preparati! Senti, ma rotto il cazzo. E io non l'ho, quindi la situazione è veramente grave. Noni! Ale hop! Qua fa un balletto, ma rattazzo un petta, olio cuore, ma ho capito che l'animazione era difficile da fare, sì, i sordi, ok? Morto, morto malissimo. E la miseria. Era la sottotrama comica. Ma era sessista. Ok. Abbiamo conquistato tutte cose. Manco dobbiamo pagare l'IMU. Andiamo. Yeah! E qui abbiamo finito. Gassu invece ancora non ha finito. Arrivano gli amichetti di Gassu a dargli una mano. Ah, grandi, guardali. Si chiamano. Era meglio se ve facevate i cazzi vostri. E infatti, vero attacco del bastone che gira, no? Come quell'altro. Guarda che faccio. Guarda, pure questo mena, eh. Attenzione. Pure il cavallo è incazzato. Te mena da solo il cavallo, calcola. Ma poi c'hanno gli stessi occhi. Ma che sono parenti. Vabbè, e infatti attenzione, una bandiera. Che è sta bandiera? Pezzo It's Raining Man! Per davvero It's Raining Man!
Ma perché? Se capisce niente, polvere, boh. Bascon decapitato con tutto il cavallo. Ma no, ma no, ma perché? A parte quelle cose tagliate stava andando tutto bene più o meno. Cioè la storia la seguivate. Perché sto cambio assurdo? No, la delusione. La delusione è quella che t'ha fa più male. Mi stavo a divertir tutto sommato a vederlo. E invece coltellate di delusione in faccia, dentro la narice. Allora, primo fammelo vedere, cazzo, che taglia Bascon con tutto il cavallo. Guarda. Guarda! Secondo, avete sta spada? Eh? Mi pare un po' strana, un po' diversa. Perché non è la sua, è quella de Zod. La sua si spezza, perché questo mena. E la spada era pure devastatissima, dei 100 uomini, eccetera. E Zod gliela tira. Perché sta a guardare la battaglia Zod da qualche pizzo. E Grievous gli urla: Peccata, via qua la spada. E Zacchete, Gassu, si salva. Non te voglio dire perché ha aiutato, ma un po' sì, perché se no gli tirava la spada Zod, fine de Gassu. E invece qua va scontrattato come uno così, non come un generale che aveva vinto in pratica e che era il più forte della guerra di 100 anni, cazzo, famosissimo. E Zod, dove sta? Ma porca. Vabbè, menategli che siamo una cifra. E possiamo sempre rifugiarci nel fortezzone. C'avevo il fortezzone! E forza Midlands! Ma com'è possibile? Non ci doveva essere balena a proteggerlo. Stiamo qua. Allora i lupi neri, eccoci. Ma tu ci hai detto di uscire tutti. E infatti adesso, grazie alle tue lungimiranti direttive, il generale è morto. Ci avete casa occupata. Criminali! E quindi avete perso. Oddio Pippin, la prima cosa che dice, ed è il verso di Chewbacca. Ciu Pippin, e adesso uccidete i rimanenti. Ma come i rimanenti? Siamo sempre 4 volte più di voi, eh? Ma avevamo sconfitto il generale, il morale è basso, no? Ci aveva giocato in Total War. No, guarda, qui c'abbiamo le spade di legno e bambole di pezza. A paglia, toh. E infatti perdete. Tutti se danno. Disertori! Io vi pago lautamente, in nero, ogni 2 mesi, se mi ricordo. E voi mi trattate così? Sì. Boh, per terra. Passa il tempo, se danno tutti, e Genon rimane da solo. Non son culo proprio nessuno. Ma con Gatturo, non è che cazzo? È sempre il capo dell'altra fazione. Infatti arriva Griffiths. Griffiths, lo sapevo che anche tu me volevi bene come te ne voglio io. Ho fatto tutto per te. Non riesco a dimenticare quella notte. Ah, ci sei rimasto sotto. Faccio questo effetto, lo capisco. Comunque devo spiegare un pochetto il rapporto loro, dai. Però senza il flashback non rende un cazzo. Te dice solo che Griffiths è qua la notte. Cioè, tu fai cosa? Questo dice, siamo stati insieme. A caso proprio. Perché mi guardi così? Non mi ami più? Forse mi odi? Ma no! Ah, è che non te penso proprio. Io non penso proprio a nessuno. Tranne che al sogno. Cazzo, no, il sogno! Niente di personale. Io so beh, e tu avevi i soldi. No, l'essere ignorati, no! Zack, scus, ma il gossipino è l'ultima cosa che mi serve. Mo che sto a fa carriera. Ma devo sposare la principessa, tutte cose. È meglio così, per tutti e due. Non sei tu, sono io. E si conclude così la vita di Lord Genon. Insieme alla guerra dei 100 anni. 100 anni per una guerra. Storia di Farchi, fine della guerra. Anche lui, come tanti, vittima dello charme di Griffiths. Era un nobile che comprava ragazzini, da meriti tutto e pure peggio. E Griffiths continua ad ammassare i cadaveri in nome del suo sogno. I falchi vengono accolti nella capitale, con tutti gli onorissimi dei nobili. E loro sono plebei, eh? Quindi cosa più unica che rara, come Griffiths. Guardalo, che bello! Persino il cavallo è più bello di noi, e che cazzo? Consacrami! Sono talmente amati che riesce a rimediare persino Colcas, per dire che da babbi fuori tu as cool, va! So proprio super VIP Baudi ormai. Ma io ti amo come persona, scegli me! Grazie l'ho presso, le faremo sapere. Gli eroi delle Midlands, Lady Casca, progressista, il comandante Gatsu. Non guardano nell'occhio che quello te sfonda. Comandante, faccia ciao con la manina. Faccia vedere che in realtà dietro quell'aria da duro si nasconde una tenera bestiolina sunderin.
E dai! Beh, in effetti nessuno avrebbe pensato 3 anni fa che saremmo arrivati fino a qua. Nessuno, tranne Griffiths. Lungimirante! Tutti aggettivi pure a Griffiths. Tutte inquadrature che me fanno rende conto che hanno tagliato il pezzo del complotto perché stavo già alla festa. Ma perché? Hanno tagliato Cesira. Non me puoi tagliare Cesira. E altri pezzi che te facevano vedere chi è Griffiths. Tutto il gioco del muori, come t'ho detto all'altra parte, è tagliato. Griffiths, durante la festa, subisce un attentato. N'altro. Perché pure qua, come il gioco del muori, è tutto un intrigo, un pissi pissi. I nobili vogliono avvelenare Griffiths. Un'altra volta, sì. Olenna Intensifris. Col benestare addirittura della regina, appunto. Ma la regina non ha i motivi degli altri nobili che lo fanno perché sti plebei non si stanno a regolare. Ma perché voleva beh a Julius. Il fratello del re, visto che il re sta in fissa con la prima moglie morta, la madre di Charlotte, e che quindi non si cagava mai la seconda moglie matrigna. Qualcuno ha detto Robert Baratheon che stava fissa con Lianna e si cagava mai Cesira? Non l'ha detto nessuno, Robert. Io non l'ho detto. E invece qua subito, grande festa alla corte di Dordrein, altra volta lo so che vuoi fa. Lady Oscar ha fatto carriera, Andrei c'ha da pensare. Frame de Farnese e Serpico. Ma son loro? Ma che cazzo c'entrano? Ma stavano alla festa? Non mi pare, eh? Ma manco stavano nella fantasia di Miura, me sa qua, eh? Vabbè. Lei è quello che ha sbragato 100 uomini! Il controllo nascite umano! Guarda che muscoli! E ma cos'è bomba, eh? Non esistono gli steroidi! E intanto Colcas racconta esattamente com'è andata la battaglia. E io quindi dissi a Basco: ti risparmio, ti faccio uccidere dal mio allievo sottoposto. Ed è così che cazzo ho ucciso il generale nemico! Eroe! Genio! Freebooter! Le donne ci provano pure con Rigget! Signore, anche tu sei un guerriero? Ci può giurare, avete sta mano? Può essere fero o può essere piuma? Sta mano è sacra! Gazzugna fa più! Lui vuole fare solo i videini! Ammazza solo le persone! Non vuole tutto questo! Rigget invece non fu abbastanza veloce. Gazzunu! Non lasciarmi! Rigget, ti consacro! Gatsu se scialla, ma improvvisamente una baciurra lo trascina via. No, e casca. Judo la prende con dignità. Tiè, becca casca vestita bene. Guarda sto vestito, come gli casca. Ebba, pezzo Ermione, casca Ermione. Che pure lei, te la vedi sempre coperta de fango e merda. Ma è bellissima, i cliché. Anche tu, bambina, se sei un po' mascolina, puoi essere come casca, puoi essere come lei. Ma comunque è molto più caroscetta nel fumetto. Cazzo, vabbè. Non rende così, non rendono mai. La inquadrano pure male, catroia. Ma te invece andava presa sta giacca, non farà il fantasy. Non sei tipo da feste. E qua nel film Gatsu dice cose, troppe cose. No, spiattella tutto. Qua dice solo: volevo vedere come andava a finì. E casca. Perché? Poi che vuoi fa? E Gatsu zitto. E lei allora? Ma non vorrai? Anna. E arriva il re. Ma Gatsu è qui per quello che ti ho detto prima. C'è sta tutto il complottone da sgominà. E Griffiths lo sa. Sa sempre tutto. E poi ti dico perché lo sa ed è bellissimo perché lo sa. E l'ha detto anche a Gatsu. Come con Julius. Solo a Gatsu gli dice ste cose e lo mette in mezzo a ste robe un po' borderline. E arriva il re, vabbè, con la figlia e la regina. Eccola! Te fanno vedere un sopracciglio, signori. Ma li mortaggi. Gentile popolo, ci ha detto culo. Sì! Ciao Griffiths, ciao. Sta buona, a me fa figure che mo me premiano. E infatti il re conferisce ai falchi il titolo di bianchi. Falchi bianchi. Farima e c'è. Pippin fa causa a tutti. Rassisti! Che vuol di bianchi? Mo bianchi è meglio? Basta, lascia la squadra. Prima io. Vi faccio tutti nobili. Rimango nella squadra, dai. E diventerete l'ordine della Fenice Bianca. La Fenice. La Fenice risolutrice pure qua. Ma a me piaceva il falco. Comunque hanno fatto i sorti tutti i nobili. E i nobili quelli veri, virgolettissime, rosicano. So pari nostra. Come rosichiamo? Anche se durante la guerra abbiamo fatto ride e dovremmo solo star muti. E ma che lego ci hanno dato e che cazzo? Dai col sorriso epico di Griffiths verso Gatsu. È andato a finire tutto bene? Meh. Meh. Che
poi la cosa che mi fa rosicare è che hanno fatto un film lentissimo. Cioè, le scene del ballo durano 5 minuti dove stanno zitti. Ma taglia sta merda e metti i complotti! Ho capito che costa fai film e quindi animazioni un po' così te fanno perdere tempo per minutaggio. Ma allora lascia perdere, non li fa! Guarda il tempo perso, guarda! Oh, non ce ne frega un cazzo di casca triste per 10 minuti! E mo questi che ballano! Facci vedere due scene, no 40! No! La 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 la! O vedi Final Fantasy? Quanto cazzo state parlando? Che cazzo fai film? Asciuga ste stronzate! Transizione. Transiziona su sto cazzo. Allora, prima di tutto questo, alla premiazione, Griffiths brinda e splatte Petera e tutti. Ah! Avvelenato! Ancora? Secondo me lo fa lui apposta. Cerca attenzioni. O forse che ci sia qualcuno che vuole ucciderlo. Ma no, so cazzo. E dichiarano Griffiths morto. Il suo cuore non batte più. Intanto Gatsu guarda Oswag, guarda Bloodborne. Tu leggi Berserker, giochi a Bloodborne, guardi le rune, eclissi e cose, capisci? Guarda Mergo. Il cameriere che aveva avvelenato il drink. Ciao. Tutti i complottari stanno sulla torre a festeggiare. E Foss suda perché prima aveva ricevuto un bigliettino particolarino. Ma tutto a posto, Griffiths è morto. Abbiamo ristabilito la gerarchia. Questi plebei volevo fottere a noi. Siamo troppo intelligenti. Io tanto vado a controllare, eh. Oh, sta più a tutto fuoco. Disdicevole. Le porte sono sbarrate. È stato Griffiths. E ovviamente è vivo. Perché aveva bevuto in realtà una roba per la morte apparente. Ha dragasfrizzato tutto. Targaryen più Targaryen di Targaryen. Rhaegar, ti dice quello che Lyanna non ha conosciuto lui. E super scambio di battute spettacolari che questi levano per mettere i pezzetti Final Fantasy 8. Che veramente è rubato, eh. Si è vestito per lui che sciappa. Non la posso fa. I nobili si cagano. Tranne Cesira. Cesira non ce vuole sta. Per lei è inaccettabile. Mo sai cosa? Che un plebeo ammazzi una regina prima di morire. Pratica gli dice: come osi una feccia come te che uscite un nobile, è inconcepibile. Capito come stanno messi? E Griffiths gli dice che questa è una guerra, non c'è differenza tra una battaglia e i giochini del muori del palazzo, non esistono re o straccioni, chi muore è un perdente. Fine. E guarda che faccia, guarda, questo cazzo di film non rende il 7% di quello che capisci leggendo anche sulla vita, cazzo. Ma come si fa a fare una cosa del genere? E Varys abbozza e non ci proverà più a fare i giochini del muori con Griffiths. Ma Foss, che è forte a fare complotti, si chiede come faceva a sapere che avrebbe cercato di ucciderlo, perché non l'aveva detto a nessuno, è possibile. Griffiths gli spiega che non lo sapeva. Da quel giorno, da quell'occhiata che t'ho fatto vedere, Griffiths ha capito che Foss aveva paura di lui, come fosse un freebooter. Quando un freebooter incontra uno che fa i mimini originali e che lo sputtana, è terrorizzato e non può ignorarlo. Quindi o smette di freebootare o cerca di ucciderlo. E allora tutti screen per sputtanarlo definitivamente appena accenna solo a provasce. No! E quindi torre a fuoco. Foss si rende conto di aver perso. You lose. Continue. E che è così terrorizzato non perché è morta la regina o i suoi compagni, ma perché è proprio Griffiths che lo fa cagassotto. È proprio quest'uomo. E Griffiths non se l'è presa. Mai tentato di uscire. Ma che sarà mai? Stavo nel medioevo. Succede. Sei manipolatore forte. È una qualità. Diventiamo amici. E Foss, sì sì, tutto quello che vuoi. Ti sarò fedelissimo, mai convinto. Anche perché gli aveva rapito la figlia in custodia da dei briganti che poi vorrebbero ricattare Griffiths in futuro per prendere altri soldi. No, yet. È momento di sincerità per Griffiths, che chiede a Gatsu: pensi che io sia cattivo? Ti ho reso partecipe del super complottone da Julius fino a mo, guarda che roba. E Gatsu gli avrebbe detto: anzi, io ho ammazzato 100 persone in una botta sola. Però capito, umanità e amicizia tra loro, niente. Se passa subito a Gatsu che se dà. Tu mi devi spiegare se ha lo stesso impatto poi in futuro tutto quello che succederà senza tutte ste cose. Io non credo. Gatsu se dà. Gatsu è un po' l'amante delle armate. L'altro uomo
uomo. Arriva, l'armata si innamora di lui. Guarda come ammazza bene. Sa usare lo spadone. E poi scappa di notte. Fedifrago, Fedifra Griffiths. Ma i componenti ricorrenti da armata, almeno nel fumetto, hanno mangiato la foglia e cercano di fermarlo. Anche se Gazzo in teoria prima li saluta in taverna. Uso tutto lo spiegone, però sono tutti importanti sti pezzi di D.O.D. Perché c'è sta un altro pezzo di Corcas di quelli che c'ha ragione. Perché gli dice, diciamo, tu sei proprio un coglione. Già t'ho detto l'altro film che già che siamo vivi e stiamo qua a caccia, devo ringraziare. Ma ora avevo finito la guerra, siamo diventati nobili, a tempo indeterminato. E tu vuoi andartene, a tornare a far cocco pro Madonna Crow. Plebei che diventano nobili, manco nei fumetti. Ma guarda Marino, ma come, quando se potevo riposare a diventare ricchi. Ma che... Te ne vanno. Sei tipo Conte! Conte Gazzu! O Barone! Che ne so qualcosa! E Gazzu? Meh. Ma vammo riammassato in mezzo a merda, che quello è il posto tuo! Vai! Cazzo, c'ha ragione, c'ha ragione! Guarda la faccia seria però, mica è scemo Corcas, eh! Perché per lui sta sputando sulla fortuna, che la gente normale sarebbe contentissima di star posto suo! Ora, no prima, eh! Però, d'altro canto, Gazzu vuole trovare il suo sogno, per separare The Griffiths. Non vuole più accontentarsi d'essere accettato da qualcuno, visto che non è stato mai accettato e c'aveva sto bisogno. Vuole essere come Griffiths. E lo dice quasi vergognandosi, va! Fa quattro su! Terino. E Colcas? Proprio mette così il braccio un attimo. Ma va a cagare. Però anche Colcas aveva un sogno in gioventù, che era a capo di una piccola banda. Quindi in realtà lo capisce. Mentre Judo si accontenta di avere un posto dove stare. Era il classico tizio bravo un po' in tutto, ma non il migliore. Anche se a lancia cortelli sei il migliore, sì. Che cazzo dici? E Casca? Vi siete avvicinati a sto film? A Griffiths più Camallo lo adora. L'ha salvata. Non è vero, gli ha segnato a combatte. Ma Griffiths c'ha da sposare i principessi. E me sa pure che Casca a sto periodo ha capito che... Sì, Griffiths, per carità. Però pure te, eh? Ma Gazzu pensa che non sia degno di lei, proprio perché non ha un sogno come lei o Griffiths. Cioè, hai capito? Lui deve trovare uno scopo nella vita. Uno scopo o uno scopo? Taglia. Dai, stiamo parlando di cose serie. Dopo tutto questo, quando hanno capito che a Gazzu non lo convinci, Casca va a chiamare Griffiths. Pensaci te, che hai chiamato la maestrina? Sì, non te ne andare. Perché? Non lo so, manco io bene, vabbè. Ci sto arrivando adesso. Sono confuso, ho bisogno dei miei spazi. Allora, me ne vado. Non ho detto questo. Griffiths è indecifrabile. Te ne vanna. Sì. Ora è un po' meno indecifrabile. Ricket? Questo si chiama Ricket. Pensa che sia colpa sua. Ah, ma mamma e papà si sarebbero lasciati comunque. Attenzione, Colcas italiano. Guarda, proprio il gesto, ma che cazzo fai? Ma perché? E ancora un po' di Colcas Master Sundere, che aggiunge a quello che già t'ho detto altre cose incomprensibilissime. Cioè, ma che cazzo te piagni? Sì, ok, chi ha letto il fumetto lo sa il passato tuo. Ma qui ci stanno storie così ogni 2x3. Fossi nato donna, lascia perde che te succedeva in sto periodo storico. E invece fai sempre qua la faccia, come se a te fosse andata peggio. Hai rotto il cazzo, meglio judo che almeno ride. Cazzo, un po' c'è ragione. Però te lo fanno capire che in realtà ci tiene. Mi stavo preoccupato che avrebbero fatto una cosa solo alla Colcas stronzo, capito? Invece no, bra. E anche Gazzu lo capisce e gli dice grazie. Vabbè raga, è stato bello. Buona fortuna per tutto. Tanto non ci staranno più guerre per anni. Dopo un secolo la gente sarà pure rotta le palle. Siete nobili, va, spasserete. Ma poi tornerò, se dice così, addio. Ma magari vi venga a trovare. Ma che cazzo fai? C'è un contratto, notaio? Sì, è così. Entere, buona. Please, non andartene. Perché non voglio che se ne vada? Ma non lo odiavo. Boh, vabbè, però c'è un contratto. Oh, vedi, tu sei mio. Ma dai, non possiamo salutarci da amici? Non strette le mani, batti 5, bella per te, frate. Amici, perché? Hai un sogno tu. Azz. Frame bello, dove gli dicono a Casca levate. C'è sta, questo rende abbastanza per esempio. Bra, Griffiths contro Gazzu, 3 anni dopo. Con la spada t'ho comprato e con la spada se fa il reso. Griffiths, il genio della spada, migliorato tantissimo in questo tempo. Contro Gazzu, l'uomo che in 3 anni stava un giorno a mezzo alla battaglia e l'altro pure, e l'altro ancora in taglie e quello dopo... Per dire, come finirà? Mi ricordo la prima volta con Lessi che stavo proprio chiuso, oddio. Cazzo, mo Griffiths vincerà. Ma Gazzu è migliorato una cifra, una cosa lascia aperte. Ma Griffiths è sempre Griffiths. Oddio. Casca.
la sollevata, ma ancora si preoccupa. No, Griffiths, no! Non rovinare Gatsu! No, cioè, ci rovini Griffiths! Era così, no? Oddio. Ma io chi amo? Chiasca. Come? Chiasca. Chi? Chiasca. Ah, ok. Sta buona, dai. E poi tanto mo Griffiths vince, lui tornerà con la codina tra le zappettine. Ah, vero, vero, allora sì, oh. Casca e Colcas, infatti, sono pure abbastanza convinti del fatto che mo Griffiths vince. E torna tutto come prima, come se non fosse successo niente. E che Griffiths è sempre Griffiths, oh. E qui, un'altra occasione persa per fatte capire chi è Griffiths. Io ho capito le vanne una a due, ma proprio tutte. Griffiths Sherlock. Perché lui pensa che si deciderà tutto in un colpo solo. Vuole deviargli la spada. E se flasha tutte le variabili. Se lo devia pe così, gli pierà solo la spalla. E quindi scialla. Se lo devia pe colà, Gatsu pia la scoccia e gli taglia la capoccia. E vabbè, piuttosto che lasciarlo andare via da me. Capito chi è Griffiths? E allora qua siamo arrivati al domandone, prima della conclusione del duello. Perché? Hai visto che Griffiths vuole così bene a Gatsu, ma nonostante questo pensa anche di ucciderlo. Alcuni dicono perché che glielo ama. Può essere pure, ma secondo me non potemo ridurre tutto a questo. Lo ama come se fosse una persona normale, non potemo giudicarlo come se fossimo noi. Perché uno se lo amasse avrebbe trovato un modo per farselo. Mo parliamoci chiaro. Lui si tromba tutti, uomini, donne, non c'è problema. Tutti capota, come vedremo fra pochissimo. Non può essere solo questo. Anche perché preferirebbe ucciderlo. Secondo me lo ama, sì. Ma proprio perché come persona lo colpisce. Non è una cosa sessuale o amore così. È una cosa proprio che non so come spiegarti. Lo ama, sì. Ma, cioè, io quello che ti voglio far capire. E se Gatsu fosse stato donna, non mi potevi solo dire perché la frega. No, non è così. Perché lo ama da persona a persona, capito? Lo colpisce. E perché? E che ne so. Perché funziona così la vita. Una persona ti colpisce perché sì. Anche forse perché Gatsu è l'unico che non è riuscito completamente a capotare. Infatti se ne vuole andare. Secondo me è questo. Poi onestamente non lo so, eh. Comunque, dai Griffiths, fermalo. Non gli taglia la capoccia però, eh. 3, 2, 1, via. Un colpo solo. L'ho deviato per così, dai. Becco a spalla. Ciao, se becchiamo. How could this happen to me? E mi sa che Gatsu è migliorato proprio tanto, eh. Sono potente! Mi sa che questo ormai sfonda proprio le regole da fisica capocciate, eh. Mi sa che te rendi conto di chi stiamo a parlare, eh. Tagliato spada e tutte cose, il vento intorno. Perché lui aveva previsto tutte le previsioni. Lascia perdere, gli ha dato il corpo e tiro per spezzare la spada. Mamma mia. È più genio Gatsu. Fine. Griffiths e Griffiths. Ma Gatsu sta proprio 100 uomini. Sto editando mercoledì 6 marzo. Ho dovuto mettere in pausa perché mi sto rendendo conto. Ma questo è un attacco simile a quello che aveva fatto a Zod, perché prima aveva spezzato l'arma e poi era andato contro. Ma è veramente tutto così collegatissimo, che ha imparato dall'epoca come fa ste cose e quindi l'ha fatto ancora con Griffiths, che lo fa dai tempi del Bazzoso. Cioè, forse no, eh. Però flescio mentre edito. Andiamo avanti. Manco l'ha ferito. 100 uomini. Ha sbragato. N'ha capito. Farima e c'è. Griffiths, mo, ha capito. Che c'è? Ora te metti a piagne. Hai perso. Non era mai successo. Gatsu bullettino. No, stavolta no. Casca e sconvolta vedendo Griffiths sconfitto per la prima volta. Però pure Gatsu che se ne va. Dove vai, oh? Stavamo facendo progressi. Sì, sembrava che mi stai antipatico. Ma è così, no? Lo sai come funziona. Manco Casca che lo consola, oh. Ne ha abituato a tutto questo Griffiths. Ci hanno tutti occhi per Gatsu, compreso lui. Scioccato. Scioccatissimo. Troppo scioccatissimo. E Gatsu se ne va. No, Gatsu, te lo dico io, torna, lascia perdere. Tanto, ma che cazzo è che trovi? Tu tizi per così, i Kushan, gli assassini. Te prego, non lo fare, no! Niente, piove, la servetta gli dice quello che io devo dire a Regina. E cioè, non ti puoi mischiare con i bambini. Ma mo è nobile regolare, c'ha il permesso di soggiorno de Sala del Trono. Non vuol dire niente, è sempre un plebeo. Noi dimo così, ma in realtà sti cazzi, tornasti al ghetto suo. Ma la principessina sta in botta e non ci vuole sta. Oh, come vorrei vederlo. E opla. Ammazzo, ma che c'ho i poteri? È l'uomo pipistrello. FM. Griffiths è andato a trovare la principessa de notte. Ma che sta a fa'? In bocca alla stanza così, dalla finestra. Tu son Griffiths. Ma se te cioccano te se schioppano. Perché appunto Griffiths è sconvolto e sta a fa' le cazzate. Gatsu pensava che sarà mai. È solo un sassolino dove sei inciampato. No, è una breccolona. Lord Griffiths,
Ero tanto triste. TVP. Forse dovremmo conoscerci meglio, fare delle passeggiatine insieme, e col tempo parleremo con mio padre. E forse, fra qualche anno, potremo tenerci per mano in pubblico. Basta. La mossa. Boh. Così, de botto, senza senso. La principessa. C'è sta. La scena nel fumetto è meglio, ovviamente. Che cazzo devo dire? Perché la bacia, la spinge sul letto. Allora la principessa fa: no, sta buono. E lui fa: ok, me ne vado. E lei: no, no, scherzavo. Qua buio, tocca una sfina, lei scapoggia. Vabbè, va. No, no, gli tocca tutto. Vabbè, l'amore. Andiamo avanti, censura ovunque. Una servetta, però, ha visto tutto. Anche perché sta a fa un bordello allucinante. Comunque io leggevo qua, ai tempi, e il terrore me saliva. Da quando è entrato da qua a cazzo di finestra. Che cazzo stai a fa? Tanto te la sposavi uguale, la principessa. Hai fatto tutto bene. Mo vabbè che il remo vedevo. Ma eri tu il super pretendente, no? Il salvatore. Hai dovuto anticipare. Perché? Perché sta una chiavica. Guarda, chiavica. L'ha presa malino. Cazzo, perché? Ma che vuoi? Ma io potrò vivere la mia vita. Vabbè, infatti sì. Griffiths, perché? Bordello. E io lo sapevo. Arrestano Griffiths. No, in sogno, la spada dei falchi. Viene circondata dall'esercito delle Midlands. Urla pure Pippin, è proprio grave la cosa. Imboscata! E poi è stato Griffiths a dirgli ad andare là. Io non ho capito se è per farli scappare o per farli ammazzare. Perché gli ha detto andateci disarmati. Però per farli ammazzare non avrebbe senso, visto anche dopo, no? Ma non perché dopo, ma perché gli vuole bene a loro. Fatto sta, tutte frecce. Stanno tutto a schifio. Ma lo capisci quanto cazzo è brutta sta cosa? Lasciando perdere perché la gente sta a morire. Ma perché quello che colpi a me è che era tutto perfetto. Sto fenomeno era riuscito a fare tutto bene. Fino a un secondo fa la festa tutto bene. Appena piccola cosa, tutto rovinato. Ci rimani proprio male. Tranne i corvi best day ever parte 2. Oddio, morono tutti. Oddio, casca. Oh, mano di Dio. Intanto Griffiths, trattamento Rick. Greek. No, la Grecia. Cazzo c'entrano i greci. E le somiglianze continuano. No! Ce lo rovini per davvero! Griffiths, il sogno! Non in faccia! Cattivo! Io ti avevo accolto! E ti avevo fatto capitano! I 35 ore al giorno! E tu hai colto il piccolo fiore di mia figlia! La mia unica gioia! L'ho presa così male perché voglio proteggerla, eh! Quanto so bravo! Sì, sì! Non è che c'è il plot twistone! È che questo è un altro tizio malatissimo! E quando te sbagli che ama la figlia e vorrebbe che la figlia amasse lui. Sì, tipo Sweeney Todd. Però questa è proprio sua figlia, che gli ricorda tanto la moglie. Mo sbratto. Che schifo, cazzo, che schifo. Woody Allen Intensifies. Ed è per questo che non si filava Cesira e che quindi andava con Julius, che da una zingara al bei e Lincoln Pro. E le guardie: what? Zitto che ci condanna a morte perché mo sentito. Shh. Intanto sotto le frecce casca. Non importa se casca, importa che si riarsa e prende in mano la situation. E bucio de culo, quando parla i nemici la sentono e smettono di tirare le frecce. Per rispetto. E sta parlando la signora. Armata, andiamo da qua. Sì! Torniamo da Griffiths, che se ne sbatte del trattamento Rick. Non dice a... Come ti chiami? Griffiths. Come ti chiami? Taglia quello che te pare, io mi chiamo Griffiths. Vabbè, così non mi diverto però. Comunque no, cioè, capito, questa è un'altra cosa che te fanno vedere che non va bene e che tu ci rimani proprio male. Te fanno vedere sta persona che ha imparato ad ammirare tutto bello, perfettino, che te lo sfondano davanti agli occhi. No! Almeno Dio non me, ma lui! O lasciare a questo. A Ramsey de Noartri, a Said Super Borton, a lui è il nostro te. Ma chi è un becelito umano? Non puoi lasciare Griffiths a questo, guardalo! Altro che Ramsey! Beh no, pure Ramsey, eh. Uguale. Uguale. Fagli le peggio cose, ma non ucciderlo. I'm so happy. Gas, in tutto questo, cammina. In teoria già ho incontrato il carriere teschio. Vabbè, forse lo metteranno a fin dopo. Spero, cazzo. Minutaggio per gli easter egg. Anticipazioni starter pack. Griffiths continua a non abbozzare. Dai che la faccia ancora salva. Le ferite lo fanno più uomo. Dai dai, se può salvare. Principe, diglielo. Ero super consensiente. Lo so, non se siamo regolati. Avremmo dovuto aspettare. Ma se sposiamo subito e la risolvemo. Sono incinta, giuro. Tre gemelli, sette, numero magico. Ma no, poi non è successo niente. Ero caduta. Ok, niente, niente. Oh,
cos'hai al collo? Che bello! Che è una foto mia! Madò, c'ha l'occhio più storti di me! E il Behelit casca. Che vuoi? No, niente. Abbandona Griffiths. Metafore sul fatto che Griffiths ha abbandonato il sogno. Non gliene fotte proprio più niente di niente. E finisce così, in tragedia. Una storia che te fa vedere l'apice delle cose belle e poi il baratro delle cose brutte. Mentre passano tutti spoiler. Madonna raga, ma perché sti spoiler? Eh no, perché stiamo solo a 2 film su 3. Fine! Anche se potremmo farla fini qua e basta, eh? C'è bisogno di far terzo film, ma dai! Soprattutto se mi tagli le cose belle per metterla all'intezza. Ci stanno delle scene proprio lente, come quella del ballo che t'ho detto. Eppure nel bosco parlano. 5 secondi zitti, riparlano. Ma vabbè, dai. È finita così, eh? Male, ma poteva andare peggio. Poteva piovere. Sangue dell'amici tua. Dopo che l'hanno squarciati male. Fine!